un'altra che casina questa, se non lo capiremo mai il loro video. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Lolly e oggi farò la video reaction al nuovissimo video dei BTS. Come potete vedere sono in presenza di mia mamma di nuovo. Ciao a tutti, sono qua. Dopo quasi un anno dal primo video in cui è stata mia ospite sul mio canale, che oltretutto era un video dei BTS. Ti ricordi? Certo, come no? Certo. Era top dei BTS, perciò mi raccomando, se volete andare a vedere, cliccate sulle nostre facce e ritroverete direttamente sul video che abbiamo fatto l'anno scorso praticamente, ok? Bravissimi! Ripeto di nuovo, ovviamente mia mamma non è una K-popper, non è una fan del K-pop, anche se ormai BTS li conosce perché gli ho fatto una festa così. Quindi iniziamo, sì, sei pronta? D'accordo. Perciò, Fire dei BTS! Wow. Ok, questa è la sigla Big Hit Entertainment. Eccoli lì. Eccoli qua che iniziano. Poi, oh, questa è la canzone, la senti? Sì, sì. Era sì. Dope, quella che abbiamo fatto noi. Mi ricordo. Ti ricordi? Cosa stava? Lui è Suga. Che ansia. Sì. E qui c'è scritto youth, hai visto? C'è scritto gioventù. Wow, lui è Suga. Cosa fa? Tutto silenzioso adesso. Wow, fortissimo. Ed è? Burn it, c'è scritto burn it, hai visto? Infatti ora, oh. Guarda, abbiamo gli stessi pantaloni io e Jungkook. Wow. Energia. Sì, è vero? Loro sono... sono grintosissimi. Molto carichi. Lui è J-Hope. Wow. Suga. Questo Jungkook è piccino. Lost River c'è scritto là. Questo invece è Jimin. È tutto il fuoco, hai visto? Sì. Wow. Cioè non sono andato a discoteca stavolta. Cos'è di? Quello baby, quello che era vestito da Conan la volta scorsa. Ah, ma è il videogioco della realtà. Questo è Red Monster, il leader. Vedo che c'è tanta energia e tanta forza. Quando loro sono questi piccoli personcini corti. Sì, cioè c'è un po' un contrasto tra la tensione. Ma perché infatti ho visto prima. Prima c'era scritto Youth, hai visto sulla rete. Questo è Jin, quello che è il tuo futuro cognato. Cognato? Nuoro, no. Non mi sembra questo dice. Wow. È tutto infuocato, tutto sì, ma sono tutte situazioni di pericolo. Sì. In cui loro sono sempre dentro. Vedi? Carino, vero? Sto guardando la situazione. Questa è una festa, non ho capito. No, sono tutti incappucciati. Wow, è difficile sta balletta. Hai visto? C'è il fuoco, loro sono sul palco e lanciano l'acqua. Tanta, sì. Sì.
Ma quanto dura ancora la canzone? Ah, iniziate e finito con Suga. Oh. Questo è post esibizione. Ma sono proprio in mezzo al fuoco. Sì. Più in mezzo al fuoco. Sì, ma devi parlare più forte però. Eh. Oh! Finita? Ok. Boy meets what? C'è un'altra continuazione? No, eh? Sei riuscita a riconoscere qualcuno di loro? Sì. No. Cioè, le facce le ho riconosciute, ma le nomi no. Quello biondo, per esempio. Era G. Ecco. Quello che mi sposo. Ah, ecco perché. Pensavo che fosse già finita questa storia. No. Sono rimasta sconvolta. Ho visto loro sempre in mezzo a situazioni pericolosissime. Beh, sì, si chiamano questo, Fire. Ecco, l'arrivo di questo personaggio tutto nero. Sì. Loro stavano giocando comunque in una situazione tranquilla. Poi lui gli dà la mano, dico, ah, vabbè, guarda che bravo, fanno già la pace, cioè. E poi ti brucia. Brucia profusamente. Poi bruciava tutto, loro in mezzo al fuoco. A me è sembrato aggressivo. Il video era molto d'impatto, ma la canzone era molto dignitosa e mi è piaciuta. Anche se appunto c'erano queste scene che erano molto forti. Forti, sì. Molto molto forti. Però è comunque anche una loro caratteristica, perché loro in tutti i loro video fanno qualcosa di impatto. È molto forte. E ho notato che negli ultimi video sono un po' più lugubri, sono un po' più dark rispetto. Dark, sì. Poi mi è piaciuto il fatto che comunque abbiano fatto finalmente una canzone grintosa di nuovo. Perché a me loro piacciono tantissimo, mi piacciono sia nelle ballad in realtà che nelle canzoni un po' più ritmate come questa. Però se devo essere sincera preferisco la loro grinta in canzoni simili a questa. Tipo Fire, tipo Dope, tipo Danger. Rendono tantissimo, veramente rendono molto di più secondo me in brani così un po' più energici. Sì, sì. Con l'energia. Esatto, sì, piuttosto sì, che in ballad, anche se ad esempio molte loro ballad sono veramente stupende. È un mio gusto personale. No, lavorano molto bene, sono proprio in sincronia, si vede che è un bel gruppo. Sì, e poi sono super completi secondo me, perché sia dal punto di vista recitativo, perché li abbiamo visti sia all'inizio che alla fine con un pezzettino in cui recitavano, che alla fine non era niente di che anche dal punto di vista musicale. Però poi sono fortissimi nel ballo, secondo me. Coreografie difficilissime, velocissime, cioè una coreografia fantastica secondo me. Perciò io la provo. Thumbs up da parte mia. Sì, devo dire che mi ha colpito, perché è veramente un video che colpisce, ecco. Molto forte, molto forte. Loro sono bravi, non si può dire niente. E tutti giovanissimi, tra l'altro, perché c'è solo uno più grande di me, tutti gli altri sono più piccoli. Ma no, veramente sono. Dopo direi che la mia video reaction, anzi la nostra video reaction, è ufficialmente conclusa. E grazie mamma per esserti offerta, o meglio aver accettato la mia richiesta di partecipare a questo video di nuovo. E nulla, io spero che vi sia piaciuto. E mettete un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al mio canale e lasciateci giù un commento, mi raccomando. E noi invece ci vediamo al prossimo video. Cioè, noi? Sì, mia mamma? Non lo so, non credo. Ciao. Ciao, ciao. Ragazzi, non dimenticate che io faccio parte di una K-pop cover band che si chiama One Ok, One of a Kind. Perciò mi raccomando, andate subito a vedere tutte le nostre cover. Lascerò tutti i link giù in descrizione. Andate sul canale, iscrivetevi e non dimenticatevi anche di guardare tutte le mie altre video reaction e di iscrivervi al mio canale. Ciao ciao!